Ilaria Occhini, lei ha racchiuso pezzi della sua biografia in questo libro ed è stato scelto questo titolo, La bellezza quotidiana. Perché la sua vita è stata una bellezza quotidiana? Io ho amato molto il teatro, l'ho vissuto molto da di dentro, diciamo, quindi ogni personaggio è stato un'avventura, è stata una scoperta. Ma il teatro, per chi lo vive da protagonista in maniera così forte, che cosa rappresenta? Un'attrice fa l'attrice perché si esprime attraverso i personaggi. Rapporto fra teatro e cinema. Una cosa è una macchina che ti viene e ti scruta e cerca i tuoi sentimenti e i tuoi movimenti. È una cosa che questi invece sentimenti tu li devi esprimere per qualcuno che è laggiù e che ti deve ascoltare, ti deve capire. Non c'entra niente. È stata la nipote di Giovanni Papini, uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano, la moglie di Raffaele La Capria, uno dei più grandi scrittori italiani. Com'è stato questo confronto con queste persone così? Insomma, un po' pesantuccio, diciamo la verità, perché avere degli uomini importanti accanto è bellissimo, ma è anche faticoso. Lei come attrice ha partecipato anche alla grande stagione degli sceneggiati Rai, che sono stati dei grandi successi e che hanno formato il pubblico italiano. Io ho debuttato, Jane Eyre si chiamava, era un grande romanzo sceneggiato che ebbe un grandissimo successo. Ci regala un ricordo della sua carriera? Ora mi viene in mente una cosa di Visconti, perché Visconti era tremendo. Allora, noi stavamo mettendo insieme Lo sguardo dal ponte, sa? Perché Corrado Pani veniva sostituito da Gabriele Antonini, perché Corrado faceva un'altra cosa, sempre con Luchino. A un certo punto io intervenni e dico: no, no, Luchino non andava da destra a sinistra, andava da sinistra a destra. Anche le pulci hanno la tosse, con questo io un pianto, una cosa, anche le pulci hanno Hanno la la tosse. tosse. Ecco, un giovane che volesse far teatro, che cosa gli sentirebbe di suggerirgli? La tecnica, perché avere i mezzi, studiare bene i mezzi per poter trasmettere, perché se non hai i mezzi che trasmetti? Don Antonio, soccorretemi, se lo sanno mamma e papà. Che vergogna, Madonna Santa!